Buongiorno a tutti ragazzi, oggi faccio questo breve tutorial su come riconoscere un hard disk esterno che non viene riconosciuto su un PC desktop oppure su un portatile. Nel mio specifico caso il problema è stato dovuto dalla sostituzione di un hard disk normale ad un SSD. Adesso ve lo faccio vedere, in poche parole, se avete visto già il video dedicato all'SSD, in questo box mi hanno messo l'hard disk precedente dove era presente il sistema operativo e tutti i miei dati che avevo sul portatile. In poche parole, collegando questo hard disk sul portatile non mi veniva riconosciuto assolutamente. In poche parole, andando sulle risorse del computer, che su Windows 10 si chiama questo PC, la lettera E Acer non mi veniva riconosciuta per il fatto che erano presenti comunque gli stessi dati sulla lettera C e comunque era nominata sempre con la lettera C, essendo il vecchio disco principale del mio portatile. Allora, prima di vedere come ho fatto a visualizzare nelle risorse del computer la nuova unità e quindi l'hard disk esterno, voglio segnalarvi alcune cose che potreste fare prima di vedere se l'hard disk è danneggiato, comunque ci possono essere eventuali altri problemi. Allora, la cosa che ho fatto io è collegare l'hard disk ad altri computer, visto che comunque il mio primo dubbio è stato se il cavetto USB fosse danneggiato, comunque la potenza del portatile. Dopo, quando succedono, i dubbi possono essere di qualsiasi tipo. In poche parole, mi è venuto anche il dubbio che magari il cavo dell'alimentazione non fosse sufficiente per far girare l'hard disk, solo che comunque tenendolo in mano sentivo che comunque l'hard disk girava e quant'altro, quindi l'ho collegato al fisso e sul fisso è stato riconosciuto in 2 secondi, quindi il problema ho pensato che fosse dovuto al portatile, quindi ho provato a fare un po' di ricerche e la soluzione che mi ha salvato, visto che comunque ce ne sono, possono essere delle altre, è stato quello di andare nella gestione del disco. Adesso ve lo faccio vedere su Windows 10, ma dopo vediamo anche come raggiungerlo con altre versioni di Windows. Noi andiamo nel campo ricerca di start e andiamo a cercarci gestione disco. Andiamo a cliccare sulla voce, no, scherzavo, qual è che era che prima l'ho provato. Andiamo a cercare gestione disco, vediamo se era la prima. Questo, no. Scusate, che prima l'avevo trovato subito, gestione disco, vediamo se è questa. Ok, era la seconda, vi faccio vedere dove ho cliccato, gestione disco. Scusate che in poche parole ho cliccato su crea e formatta le partizioni del disco rigido. Ho cliccato su questa voce, se avete Windows 10, e in poche parole qui mi dava disco 0, che è quello principale, che sarebbe l'SSD, e disco 1 offline. In poche parole cosa ho fatto? Ho cliccato con il tasto destro e adesso la voce non c'è più, però ho cliccato sulla scelta, mi dava di metterlo online. L'ho messo online e il problema era che c'erano alcuni dati del sistema operativo che andavano in conflitto, comunque l'ho messo online e il disco è ripartito. Un altro problema che ho visto che pensavo fosse questo, in poche parole, era che la lettera dell'hard disk C fosse la stessa, scusate, la lettera dell'SSD C fosse la stessa dell'hard disk esterno E. Se il problema fosse questo, che le due lettere coincidono, voi dovrete fare semplicemente tasto destro del vostro mouse e cliccare sulla voce cambia lettera e percorso unità. Ve lo faccio vedere, facciamo cambia. E noi dovremo assegnare una qualsiasi lettera diversa da qualsiasi unità ottica, lettore DVD e quant'altro, in modo che una volta che avrete salvato, adesso io non salvo perché sono già riuscito a farlo riconoscere, okay? In modo che una volta che l'avete salvato, voi ritornate sulle risorse del computer o questo PC e dovreste rivedere in questa schermata la nuova unità con hard disk esterno in modo da salvare i vostri dati. Per tutti quelli che non hanno ancora Windows 10 o comunque versioni precedenti, la cosa che dovrete fare, se avete sul desktop risorse del computer, cliccare facciamo finta che questa icona sia il risorse del computer, cliccare col tasto destro e selezionare la voce gestione. Ve lo faccio vedere da Windows 10, comunque più o meno cambiano solo le voci. Io vado su questo PC, clicco il tasto destro e dovremo cliccare sulla voce gestione. Cliccando sulla voce gestione
ci si aprirà questa schermata che ci permetterà di arrivare alla stessa schermata che abbiamo visto prima, potendo effettuare anche altri tipi di operazioni come la ripartizione del disco e comunque correggere altri errori, perché comunque anche in questa schermata potremo anche decidere di formattare, ridurre o comunque anche di correggere eventuali errori che ci sono sull'hard disk in caso fosse danneggiato. E niente, diciamo che io ho risolto facendo questa procedura. Mi rendo conto che in caso di un hard disk completamente danneggiato i problemi potrebbero essere altri e quindi forse questa procedura potrebbe non essere sufficiente. Però guardando anche alcuni forum e guardando altre guide, diciamo che bene o male alla fine si arriva sempre a queste conclusioni in caso l'hard disk sia funzionante. Niente, per il momento è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e comunque sia stato di vostro interesse. E noi ci vediamo al prossimo video e un saluto e buon weekend. Ciao!